Salve a tutti amici, dopo l'ultimo video che abbiamo fatto sul come godere dell'attesa dei bei momenti, volevo parlare di un'altra cosa, ovvero godere dei piccoli momenti, quindi delle piccole cose. Perché questo? Perché ovviamente tutti abbiamo dei sogni e i sogni non sono mai tipo il caffè di mattina, vedere un film. Un sogno è un qualcosa di molto più grosso, un viaggio in un posto che non potremo mai vedere perché non abbiamo i soldi, quindi un giorno ci andrò, o il lavoro dei nostri sogni. Sono cose non irrealizzabili, per carità. Alcune di più, alcune meno, e tanti di noi raggiungono certi obiettivi o comunque obiettivi intermedi. Qual è però il problema? È che sono momenti molto brevi. Perché una volta che siamo realizzati, che ci sentiamo realizzati, la cosa dura qualche giorno magari, qualche ora, qualche settimana, ma non dura in eterno. Noi purtroppo, come esseri umani, ci abituiamo alle situazioni. Fortunatamente ci abituiamo a quelle negative, quindi riusciamo a sopportare meglio dopo un po'. Ma purtroppo è così anche per quelle positive, quindi. Per dire, se uno vive in un monolocale e dice io sogno di vivere in una reggia e va a vivere in una reggia, può star bene in quella settimana, ma a un certo punto si abitua, non c'è più quella felicità mattutina, ah, che bello sono nella reggia. Lo so che tanti pensano, no, io invece lo farei, ma ci sono tantissimi casi di persone che ho anche conosciuto che hanno detto sì, ma a un certo punto mi ci sono abituato, non lo sento nemmeno più. Ecco perché a un certo punto si sente dire la ricchezza non fa la felicità, nel senso che quando uno poi è ricco, che ha tutto, non è più quello che fa la felicità, ma deve trovare qualcosa. Qualcos'altro. Poi lì sono casi a parte, però vabbè, in sostanza avete capito il discorso. Quindi, qual è il mio modo di pensare? La conclusione: dobbiamo imparare a godere delle piccole cose, delle grandi cose sì, ma anche delle piccole cose, perché se non impariamo a godere dei bei momenti, delle piccole cose, se stiamo ad aspettare quei pochi momenti della nostra vita in cui avvengono questi casi bellissimi, ciao, possiamo stare freschi. Quindi, il mio obiettivo personale, ma anche quello che voglio consigliare a tutti è questo: cercare di valorizzare al massimo quei piccoli momenti e vivere la vita all'interno di una giornata o di una settimana. Perché questo? Perché vi aiuta ad avere tanti piccoli obiettivi che poi si concretizzano, si realizzano, e poi dopo pensate al giorno dopo, alla settimana dopo, a seconda di quanto avete dei problemi o di ansia o di altre cose, dovete abbassare questo lasso di tempo. Perché, per esempio, in un contesto di ansia in cui si fa fatica ad arrivare al giorno dopo, allora bisogna concentrarsi all'interno della giornata e vedere cosa di bello ci può essere in una giornata, quante piccole cose ci possono essere in quella giornata, un momento in cui ci alziamo, difficile nel mio caso perché è il momento peggiore, ma un momento di, non lo so, di pausa la sera. E quindi ecco perché dicevo nell'altro video, organizzarci delle cose da fare e sapere anche nei momenti di sconforto che quando arriveremo a casa, quando avremo tempo libero, faremo quella cosa, ce la siamo prefissati e ci piacerà farlo. Assolutamente questo. E quindi dobbiamo godere al massimo di queste cose. Aiuta tantissimo guardare le citazioni, studiare un po' di filosofia, la natura, amare la natura, fare dei viaggi, fare delle escursioni, delle gite, aiuta a riconciliarsi con la natura e vi dà qualcosa in più per apprezzare di più tutte quelle piccole cose, un tramonto, una bella vista. Ecco perché io consiglio, soprattutto a persone che vivono in città, di passare momenti liberi in posti magari un po' più distanti, fare una passeggiata, fare un po' di trekking, fare degli sport in mezzo alla natura. All'inizio potrebbe essere una costrizione, però dopo cominciate a riconnettervi un po' con il vostro io, perché comunque io penso che noi siamo animali e siamo nati nella natura. Vivere nella società industrializzata, con lo smog, tutte queste auto, le corse, secondo me non è da essere umano, anche perché i mal di testa ci sono soprattutto in questi casi, e il mal di testa è un campanello d'allarme che dice attenzione, ti stai stressando troppo. Il mal di testa non va spento con una medicina per dire stai zitto che devo farlo, ma va ascoltato, va spento per dire ok, mi voglio curare. E lo so che questo è impossibile per una persona che è costretta a fare certe cose, però cominciate a guardare i sintomi del vostro corpo come dei campanelli d'allarme, non come delle malattie. Nel senso che il mal di testa di solito non è una malattia, è un allarme antincendio, per dire. Quindi se c'è un allarme antincendio, il vostro obiettivo non deve essere spegnere l'allarme antincendio, deve essere spegnere l'incendio. Quindi, per quanto possa essere possibile, le persone dovrebbero cercare di risolvere i problemi della loro vita. E tante volte è lo stress. Poi ci sono persone, sì, ma il mio lavoro è questo, sì, ma non posso fare nulla. È vero, però conosco anche persone che hanno rischiato tutto, hanno mollato tutto e poi ce l'hanno fatta. Non che consigli a qualcuno di farlo, però a un certo punto nella vostra vita bisogna fare delle scelte e dire, ok, voglio continuare così, sopportando tutto quello che mi succede, oppure rischio il tutto per tutto e ci provo a fare quello che veramente vorrei fare. Bisogna fare delle scelte, quindi. E
E quindi godere dei momenti piccoli della propria vita, i piccoli momenti, sono quelli che sono, si possono ripetere molto a lungo nella nostra vita, sono quelli che sono sempre presenti, un hobby, un qualcosa, un'abitudine che ci dà felicità. Trovate quello che veramente vi piace, però che sia una cosa che potete fare spesso, che potete raggiungere con facilità, non una cosa che potete fare, non so, una volta l'anno, perché anche quelle sì, sono cose dei piccoli momenti, però fanno più parte dei grandi sogni o dei sogni intermedi, che comunque, insomma, aspettare un anno per godere o per stare bene mi sembra un po' troppo. Quindi ecco, cercare qualcosa all'interno di una giornata o di una settimana che veramente vi faccia staccare, questo è il mio obiettivo e dovrebbe essere l'obiettivo di tutti, perlomeno ve lo consiglio se volete veramente stare bene. Un saluto a tutti.